Vedi, gente trista, mentovata e vista. C'ho un uomo con me, buongiorno Luciano. Buongiorno. Che oltre ad buongiorno, essere signori. Estremamente elegante, normale, sì. Vede vestiti. È anche un uomo che conosce l'America. All'altezza. Sì, all'America. Però all'altezza non esageriamo. Va bene. Io direi... Ora perché te sei una questione di scalino, ma non importa. Ascolta, come mai in America vince uno, parlo delle elezioni, sì. E quello che perde addirittura gli fa i complimenti. In Italia non succede perché non si capisce chi ha vinto. No, in Italia non può succedere perché te hai detto vince uno e quello che perde fa i complimenti a quello che ha vinto. In Italia partecipano 100 persone, vincono tutti, non perde nessuno, no, sicché dove lo trovi quello che fa i complimenti a quello che ha perso, non può succedere. Vedete l'analisi. Se te li senti attentamente parlare, prendiamo le ultime elezioni, quelle che sono successe in Sardegna. No, che sono successe, che sono state in Sardegna, un'isola meravigliosa. L'isola di Berlusconi, perché dice la grande cosa, e di tanti altri, va bene, ora, ma a parte questo qui, va bene, lasciamo perdere tutte, i VIP, li lasciamo perdere. Ha vinto la Lega, ha vinto Forza Italia, ha vinto la Meloni, hanno vinto tutti i partiti interni di leader centro-destra, la coalizione, poi si prende il centro-sinistra, ha vinto il PD. No, il PD ha tenuto. E chi l'ha tenuto? Lo so, io sento. L'ha tenuto, non c'era mica mare mosso. La regione non l'ha tenuta perché governava nella regione. Ad esempio, la regione ora vogliono l'autonomia, però con i soldi dello Stato italiano, capito? Del governo di Roma, di tutte le solite cose. Questa è l'Italia, dai, su, hanno vinto tutti. Beato che ha vinto anche 5 Stelle. Dice che ora le fa vedere di tutte le stelle, le fa vedere. Me lo fa vedere lui, vai, che me lo fa vedere lui. Te mi sei sembrato un po' berlusconiano. No, la villa. Allora io te ne voglio dire un altro. Voi dite chi ha vinto questo, ha vinto i 5 Stelle, ha vinto la Lega, tutti. Ve lo dico io chi ha vinto. Vincono tutti quelli che fanno politica, perché hanno degli stipendi meravigliosi, delle 13esime, 14esime meravigliose, delle macchine nuove meravigliose. Te come hai votato? Io non ho trovato il traghetto, io ci volevo andare, ma io non ho trovato il traghetto, se no andavo a votare e vedevi che cambiava se votavo io, te lo dico io, che cambiava. Te non ti schieri, no? Senti, Peloni come avrebbe votato? Il Peloni come avrebbe votato? Il Peloni potrebbe aver votato, ma io penso di sì. Per l'autonomia? Sì. Perché ricordate, l'autonomia è più bella della tua. È vero, ragazzi, votate. È più bella della mia. L'autonomia è più bella della tua. Belle mia. No. Te sei forte. Te hai un'intelligenza. Te sei duro invece. Che le capita la quinta. No, alla quinta stella. Buona giornata. Buona giornata.